I primi di dicembre mi sono arrivati l'ultimo pacco per ora, perché vi avevo già detto che avevo fatto l'abbonamento su Amazon e facevo 3 mesi, questo è il 3° mese che li prendo, il Lievitation per capelli, e poi li farò arrivare di nuovo a marzo. E quindi mi sono arrivate da Amazon stamattina le bustine, sono 30 bustine di Lievitation per capelli. All'Idol ho preso le Sienna, le salvette struccanti, i dischetti struccanti che avevo proprio terminato, e poi sono uscite queste bellissime candele profumate che sono simili a Yankee Candle. E ho mandato Diego perché io avevo il turno al Toys e mi ha preso questa che è Vanilla Sugar, è un profumo meraviglioso. Adesso in questi giorni cerco di capire quanto dura la profumazione in casa. Anche a Elsa gli piacciono. Gli ho fatto sentire quella della Yankee, invece non gli è piaciuta. Sono bellissime, 2,99 €. E poi quest'altra che è Cookies, ma sono troppo troppo belle. Oh, se riesco domani ci passo, vediamo se ne trovo qualcun'altra, vi la prendo, vediamo un attimo. Allora, aggiunta acquisti del periodo, ho scoperto grazie al canale di The Lady e di Deborah, e che vicino casa c'è un negozio fighissimo che si chiama il Candelibro, dove vendono appunto candele, incensi, libri, cioè veramente una meraviglia di negozio. Se mi ricordo, sotto l'info box vi lascio la pagina Facebook, in modo che potete vedere dove si trova il negozio, e chi è di Roma vi consiglio di andarci perché è davvero carinissimo. E quindi sono andata, questa è la bustina, e ho preso delle cose, sicuramente la settimana prossima ci torno. E ho preso questo kit bellissimo di Natale con 4 candeline appunto del Yankee Candle, e queste mi sembra che si chiamano dice che queste sono le Twinkling Lights, no, queste sono le fragranze, penso, no, si chiamano Twinkling Lights. Bene, sono il formato quello da 49 grammi e sono 4 fragranze appunto per quanto riguarda edizione natalizia. Quindi troviamo questa bianca che è Twinkie Lights, la profumazione, questa invece che è Tree Farm Festival, la Christmas Eve Cocoa, e poi c'è Letter to Santa. Oh, troppo bello, è un profumo pazzesco già dalla scatola. E voglio andare a prendere un altro set di Natale. Poi ho preso questo bicchierino appunto per metterle dentro e assaporarne il profumo, bellissimo, rosa, il mio colore preferito. La prossima volta lo prenderò anche viola, però amo, sapete, il viola e il rosa sono i miei colori preferiti. E poi ho preso questi incensi che sono bellissimi, un profumo pazzesco, sapete che io ho la passione per gli incensi, e questo è Incensi delle Fate. E questa è la fata dei desideri, hanno un profumo meraviglioso. Quindi dice: questa fata raccoglie i desideri degli uomini che per un motivo o per l'altro non si sono avverati. Essa li conserva in preziosi scrigni fin tanto che non arriva il momento giusto. Abbiate fiducia in questa fata perché fa sempre gli interessi del vostro cuore. Non scoraggiatevi se nella vita non riuscite a trovare le soddisfazioni che desiderate. Ricorrete a questa speciale fata e alla sua energia e provate a richiederle indietro ciò che vi appartiene. Se lo farete con cuore puro, potrebbe accadere che quello che pensavate perduto vi venga restituito. Cioè, bellissimo. Ce n'erano diversi tipi, poi proverò anche gli altri. E niente, quindi per ora sono questi. La settimana prossima ci torno perché ho chiesto a Diego un altro set, quindi sicuramente vedrete poi l'aggiuntina. Allora, aggiunta acquisti del periodo, da Amazon ho fatto un ordine e ho preso l'Air Spack Up, che sarebbe la cuffia termica che utilizzerò sia quando farò qualche trattamento con le erbette ayurvediche o in pacchi fatti in casa sui capelli, ma anche per quando faccio l'enné, in modo che così non devo stare in posa 4 ore con l'enné con i capelli umidi, insomma
a una certa età comincio ad avere qualche acciacco, quindi a farlo ogni volta poi mal di gola, mal di collo, quindi questo mi agevolerà tantissimo i tempi di posa dell'henné e anche l'effetto dell'henné stesso. Arriva a un massimo di 65 gradi e ha due regolazioni di calore. All'interno della confezione c'è una cuffia che va applicata sopra la pellicola, diciamo, quando faccio l'henné. E poi c'è lei, carino anche il colore, che è appunto la cuffia termica. È fatta con materiale appunto non infiammabile, ha un metodo di calore che avevo letto, ma non mi ricordo ovviamente. Allora, ecco, c'è scritto qua. Ha un riscaldamento siliconico con fibra di carbone, antifiamma, perché appunto il tessuto all'interno è non infiammabile. E come vi dicevo arriva a 65 gradi. Questo è il termostato, ha la spina fortunatamente normale, perché ho letto tante che si lamentavano del fatto che c'era la spina quella inglese. Cioè, fortunatamente la presa è quella normale, ha le due regolazioni di temperatura, una è un po' più meno forte e l'altra che arriva appunto al massimo 65 gradi. Quando raggiunge i 65 gradi si spenge da solo e poi si riattiva una volta che scende la temperatura, appunto per non surriscaldare i capelli. Qui dietro ha anche un gancetto per poterlo stringere e niente. Poi come faccio l'henné, sto aspettando l'ordine che ho fatto da Armonia Bio, mi sembra si chiama. Una volta che arriva la prova e poi vi farò sapere. Giunta acquisti, mi è arrivato nel pomeriggio anche il lecce usapon che uso per passare alcune piante in idrocoltura e è buonissimo. E poi non costa neanche tanto perché questo sacco da 6 litri su Amazon lo pago 8,90 euro e dura abbastanza. Allora, giunta acquisti del periodo, finalmente mi è arrivato l'ordine che avevo fatto da Armonia Bio. E mi sono presa sia erbe tintorie che erbe ayurvediche per la cura dei capelli. Io ho preso il Gund Katira in polvere, che questo è un prodotto idratante che può essere utilizzato anche insieme all'henné per evitare appunto che secchi i capelli. È fantastico, infatti dice ha proprietà idratanti, la struttura in microgranuli le consente di non necessitare lunghi tempi di idratazione per l'utilizzo. Basterà aggiungere acqua e frullarla, ha proprietà volumizzanti e condizionanti, dona lucentezza, vitalità ai capelli e li rende morbidi al tatto. Non vedo l'ora di provarlo. Quindi infatti qua poi dice che può essere aggiunto a impacchi tintori per evitare insomma la secchezza tipica data dall'henné. L'ho preso apposta. Poi ho preso lui, sempre erba ayurvedica, il Sidr, e questo è nota come henné neutro dalle proprietà fortemente lavanti grazie al contenuto di saponine ed idratanti grazie al contenuto di mucillagine. Lucida, volumizza e rinvigorisce la chioma, purifica e tonifica e idrata la pelle, quindi perfetta per me che ho la cute grassa. Dice da preparare la polvere di Sidr con acqua calda fino ad ottenere un composto cremoso simile allo yogurt, montandolo con delle fruste o un cucchiaio per far incorporare aria. Basta applicarlo sui capelli puliti, appena lavati e tamponati, tenere in posa dai 40 ai 60 minuti, risciacquare applicando una noce di balsamo se occorre. Può essere utilizzato anche sul viso per detergere occhi e labbra e può essere tenuto anche in posa 15 minuti e poi risciacquato. Fantastico, sono tutte e due, mi sembra 100 grammi se non sbaglio. Sì, 100 grammi entrambi, i prezzi non me li ricordo, semmai ve li scrivo qua, perché non mi ricordo, mi sa che ho lasciato di là la bolla. No, eccola. Allora, i prezzi erano il Cedar, però si dice così, 5,90 euro, il Katira 7,30 euro. E poi ho preso un kit, dopo vi faccio vedere le omaggine che mi hanno dato, che si chiama Bold Violet, perché hanno dei kit specifici a seconda del colore che una persona vuole ottenere e quindi ti arriva la scatolina carinissima. Ah, stava dritta, l'ho messa storta, vabbè.
Poi si apre, ovviamente c'è l'incarto con il colore che voglio io. Io voglio un castano con i riflessi violetti. Poi all'interno troviamo questo che è l'Enne Radish Red, tutti marchio Armonio Bio, e questa sarebbe polvere di Lawsonia in Hermes pura e di altissima qualità, appunto, quindi questa dà dei riflessi rossi, infatti dovrei fare il doppio passaggio. E questa però è l'unica che va a coprire anche i capelli bianchi e che si aggrappa sul capello e fa sì che poi le altre erbe che andiamo ad applicare si fissino, quindi senza di questo non, nessun colore prende. Quindi devo fare il doppio passaggio, questo passarlo sopra alla ricrescita che come vedete c'è piena di capelli bianchi. Posso aggiungere anche questi basificati, l'alcanna e il legno di campeggio, che infatti troviamo nel kit, si possono aggiungere a lei. E poi nel doppio passaggio, per dare i riflessi viola e togliere il rosso, spengere il rosso, posso passare l'ultraviolet, così andrà a scurire la parte rossa della ricrescita soprattutto e a dare riflessi violacei. Non vedo l'ora di farlo, ma come un attimo me li preparo. Avete già visto la cuffia termica, con quella dovrei evitare di avere problemi soprattutto di freddo in quest'inverno, cioè invece di tenerla 4 ore basta magari 2. E poi adesso vi faccio vedere gli omaggini. Mi hanno dato gli omaggini, un campione omaggio di Cassia, che questa è specifica per capelli biondi, però mi sembra che da sola può essere usata come erbetta ayurvedica per qualche impacco. Poi c'è la moringa anche, questa devo un attimo studiarla come poterla utilizzare. E poi c'era di Maternatura il balsamo volumizzante per capelli fini ai fiori di zafferano, che proverò sicuramente. E niente, ci sono anche un sacco di altre cosine che voglio prendere al sito. Il prossimo mese sicuramente farò un altro ordinuccio, sono contenta di averli presi e non vedo l'ora di provarli, di colorare i miei capelli soprattutto e di fare qualche impacco. Allora, sudatissima, che quando entri in questa casa fa un caldo che si muore quando c'hanno gli riscaldamenti. Aggiunta a questi del periodo, da Dicotà ho preso il deodorante, quello che utilizziamo noi Dove, che ci troviamo benissimo, il borotalco, questo lo uso per la lettiera di Elsa. Per me ho preso lo shampoo della Fructis, il Pur No Stop Cocoa Water, che sarebbe purificante, e all'acqua di cocco e agenti purificanti che per cute grasse e punte secche come ce li ho io. Poi le step, le strisce depilatorie che utilizziamo noi, e da Dicotà anche due dentifrici, uno per noi e uno per Nicolas, quello che utilizza lui, che si trova bene Nico con questo, e Clear, perché avendo la cute grassa a volte, soprattutto nei periodi un po' stressanti come questo, si forma un po' di forfora sia a me che a Nicolas, quindi abbiamo preso questo per prevenirla. Ah no, questo è Lidl. E palmolive per il sapone per le mani, questo al latte di mandorla, sapone intimo, questo qua della Biogesan, e i collottori per entrambi, pasta del capitano per Junior e per noi quello white. E poi a Diego io ho comprato da parte di Nicolas per il Natale Calvin Klein B, che è il suo profumo preferito, mentre a Lidl ho preso le i Paz, la maschera, questa volta la banana, sto usando quella alla papaya, è buonissima, adesso c'era solo questa, e così almeno le provo entrambe, e poi faccio il video su YouTube su questi prodotti. Ho preso anche il balsamo, questo è un 400 ml, eppure la maschera mi sa che è un 400 ml, quindi sono dei bei bibitoni, e il balsamo ora ho preso quello alla papaya. E poi ho preso quello che uso io della Sien, l'acquarice, per detergere il viso, mi trovo benissimo. Gli acquisti del periodo sono stata Tiger, e ho preso questo contenitore in ceramica, sembrava rotto, vabbè, un po' crepato è qua, vabbè, troppo carino con il vischio, lui. Poi ho preso i filtri per le mascherine, poi ho comprato la mascherina a Diego che l'aveva persa, semplice nera. E poi, vabbè, due pacchetti di Tic Tac a Nicolas, uno già si è finito in macchina. E poi invece sono stata da Feltrinelli perché avevo un buono sconto da 7 euro, mi sono presa questo libro, che è troppo bello.
Si chiama un erbario originale e una raccolta speciale. Faccio vedere com'è fatto. Vabbè, qua si scrive il nome. Dentro ci sono tipo tutte le piante e possiamo appuntare se le abbiamo viste, i ricordi, dove le abbiamo viste e così via. Ma ce ne sono davvero tantissime. La mia raccolta sul campo. Possiamo anche appiccicare qualche fiorellino che amiamo. Dai, troppo bello veramente. Quindi mi ha colpito subito, visto che avevo finito il mio libro da leggere per le piante, c'era questo che mi è sembrato carino e me lo sono preso. Stava a 15 euro e l'ho pagato 8 con un buono da 7 euro che avevo. Per ora sono questi. Poi sto aspettando delle cose da Amazon. Aggiunta a questi mi è arrivato, mi mancava l'enne nero che sarebbe l'indico, come si chiama? Sì, l'indico che mi serve da aggiungere un po' ai vari impacchetti, soprattutto per ricoprire la ricrescita di capelli bianchi. Quindi l'ho preso su Amazon perché me l'ero dimenticato e niente. Spero martedì di riuscire a farlo. Allora, giunta acquisti del periodo, mi è appena arrivato il pacchetto da Pic Panda, c'è la Mystery Bag by Christmas Edition. Poi ho preso questa palette della Weibo, è la prima volta che prendo qualcosa di questo brand, sono troppo curiosa. Un bel set di pennelli, ma tanto vedrete prima lo spacchettamento. Poi mi sono presa questo peeling per il viso all'acido lattico, è un siero esfoliante per chi ha la pelle grassa. Da provare. Poi sempre della Weibo ho preso una base per ombretti perché quella che ho sta per finire. Poi avevo preso per arrivare al totale e avere la mystery box e una matita per le labbra, questa è sempre Weibo in questa colorazione qua, ma tanto vedrete poi il video dello spacchettamento. Poi invece da Conad ho preso l'argilla espansa che l'avevo terminata per le piante. Vabbè, una merendina per Nicolas e la farina di ceci, che invece mi serve per fare una super maschera per il viso. La provo in questi giorni. Pronta acquisti da Ikea. E abbiamo fatto il regalino di Natale anche a Elsa. E ho preso questo cuscino per lei, poi vedrete perché. Questo per la cucina, per quando dobbiamo scolare gnocchi o cose del genere. Poi avevano questi per le scarpiere, che mi facevano 1 euro, sono per due paia. Questo l'ho comprato nuovo perché quello che avevo si è rovinato. E poi il regalo di Elsa, che devo posare alla fotocamera perché pesa troppo. Cetta tipo quella là che già avevo per questi mobili, per capirci. Però questa qua è fatta di legno, infatti pesa tantissimo e ha la fessuretta con la testina di gatto, e adesso gliela monto così voglio vedere che effetto fa, vi faccio vedere. Periodo ci sono un po' di cose natalizie, ovviamente. Abbiamo preso questo gnometto troppo simpatico e carino da mettere per casa. Questa lanterna che fa l'effetto camino. Sai che ci vanno le batterie, però. Vediamo un po'. Sì. Tre batterie, ma dopo le metto, troppo carina. Poi un piccolo presepino da mettere sotto l'albero. Ovviamente non poteva mancare un gattino natalizio a casa nostra. Poi ho preso questo, un diffusore di profumi, che questi mi piacciono tanto per casa. Questo qua è Honey e Jasmine. E poi ho preso anche la ricarica, questa è però vaniglia e cannella. Poi due schiaccianoci carini, sempre da mettere per casa o nell'albero, comunque stanno bene. E poi a Lidl invece avevano questi trucchi nuovi, questo che dovrebbe essere un illuminante. Allora, illuminante glitter. Vediamo com'è. È in crema, quindi questi io li trovo perfetti anche per le basi del trucco. E poi avevano un quad. Un quad con diversi colori, io ho scelto questo. Non penso che hanno numeri. Comunque c'erano diversi colori. Questi erano quelli che mi hanno colpito di più, quindi l'ho preso in questi giorni di prova e vi faccio sapere come al solito. Ciao!
acquisti del periodo sono stata alla Primark, a parte i regali di Natale che mi sono tolta, ho comprato per me le calze a reti che le utilizzo tanto, poi questo pettine che è comodo quando ho i capelli bagnati, avendoli fini devo usare il pettine. Mi sono comprata finalmente un altro zainetto, che il mio si era rotto, carinissimo. Questo ha la zip davanti, è bello, anche se piccolino è bello profondo, quindi dovrebbe entrare tanta roba. Una tasca all'inizio e una con la zip dentro, quindi carino. Poi mi è arrivato questo contorno occhi da Amazon, semmai vi lascio il link sotto, che questi prodotti sono buonissimi veramente. Ho provato sia la crema per il viso, il balsamo per i capelli, sono davvero eccezionali, sono sempre scontati, quindi applicando sotto c'è sempre un codice sconto che costano molto di meno. Mi serviva un contorno occhi buono, quindi ho preso lui. E poi mi è arrivato uno dei regali di Natale che mi ha fatto Diego, ma tanto vedrete sicuramente prima il pacco, lo apriremo insieme, è meraviglioso, non vedo l'ora. E se non l'avete visto ve lo lascio però comunque sopra tra le schede. Allora, aggiunta a questi, ho preso il copriforno natalizio, troppo carino. Poi mi sa che ci rivado e lo prendo anche a mia madre, che ha comprato la macchinetta del gas, insomma, per la cottura nuova, così lo prendo anche a lei, troppo carino dal Mauris. Allora, aggiunta a questi del periodo, ho comprato i strofinacci di Natale, sono un pacco da tre, carini. Poi ho comprato lo zerbino, il tappeto per lo dietro la porta nuovo, ovviamente con le piantine. Mentre regalo di Natale, Diego mi ha preso un super microfono da mettere quando faccio i video, in modo che così l'audio è più potente. Super professional. Allora, è arrivato da Amazon questo, che sarebbe del brand Aulac, che sarebbe un liquid diamonds, e in pratica è tipo una base per gli occhi, e mi è arrivato nella colorazione pink violet, bellissimo anche il pack in vetro e opaco, però si intravede sotto il prodotto. Oggi lo provo sugli occhi e ho il Tournatoise, questo è l'applicatore, sembra quasi un gloss, è bellissimo, mamma mia. Stupendo, veramente. E quindi niente, semmai vi lascio il link sotto nell'info box, aprite sempre l'info box perché appunto trovate sempre il link delle cose che prendo da Amazon o online. Comunque, troppo troppo carino, è pratico anche da portare con noi per i ritocchi. Oggi lo provo sicuramente. Aggiunta a questi del periodo, finalmente ho trovato da Ticotà questo henné, che lo cercavo da un po', e è l'henné plus natura. Ho visto foto di ragazze che lo utilizzavano, copre bene, Ciao! piccolo, copre bene i capelli bianchi e poi dà dei riflessi viola bellissimi. Sicuramente lo mischierò al canna e altre cosucce, comunque lo proverò la prossima volta sicuramente. 7,90 € l'ho pagato, sono 125 ml. A questi barra regali di Natale, Diego mi ha preso, finalmente mi è arrivato il bruciatore di conetti, troppo carino, è questo Buddha. Qui si applica il conetto e poi ci sarà l'effetto del fumo che scende qua. Dopo lo provo, poi chi mi segue su Instagram lo vedrà. E all'interno c'erano anche un bel po' di conetti, pezzo di polistirolo, c'erano un po' di conetti. E c'erano anche un po' di incensi, perché qui c'è il buchino anche per applicare l'incenso, ma è troppo carino, un amore. Giunta acquisti barra regali di Natale. Allora, vabbè, su Amazon mi sono comprata della NYX il Theme Frame, bella pronuncia. Poi oggi sto a pezzi, oggi è 23 dicembre, ho avuto l'ultimo turno dell'anno al Toy Center e sono devastata. È la tinta, comunque la pomata quella per le sopracciglia, nella colorazione è waterproof questa, brunette, e questa è una delle migliori. Poi la mia amica Francesca del turno del Toys, la volontaria, mi ha regalato questo per Natale, ma quanto è carino, è una C'è rennina pure di con la serrata. nevina, cioè è troppo bella, l'adoro, grazie.
acquisti del periodo mi sono comprata da Idea Bellezza questa maschera per il viso che avevo puntato da un po' e quindi dovevo fare un pensierino. Sono andata per gli ultimi pensierini di Natale e l'ho vista e me la sono presa. La proverò sicuramente. Acquisti a Lidl, l'ho preso questo sottovaso troppo carino, era fatto a forma di dado e dentro c'era il quadrifogli. Vediamo se riesco ad avvicinare. Beh, sennò poi dentro c'era questa piantina di quadrifogli col solito omino e quel che sembra un po' San Patrizio, diciamo, dentro dove tutti i capodanni si trovano. L'ho messa fuori perché mi sono accorta che fuori stanno meglio. Quella dell'anno scorso mi è durata tantissimo, quindi ho preso anche questa e l'ho presa anche a mamma. Il sottovaso è troppo carino. Poi vi faccio vedere da Ikea. Tanto sto troppo. Che era? No, se non dovrei andare, no. Ho preso un vaso di questi trasparenti e c'avevano queste insalatiere a 1 euro e c'erano anche batterie che qualcuno ha preso pure le batterie. Fidatevi. Allora, ultimi giorni dell'anno, oltre che del mese, perché oggi è 30 dicembre, ho fatto 2 ordini Douglas, mi è già arrivato il secondo ordine stranamente, il primo invece ha dovuto chiamare il servizio clienti perché pensavo che ci fosse stato un errore, magari dovevano consegnare il Corriere Bartolini 2 pacchi e invece ne ha lasciato uno, però sembra tutto ok, va bene. Comunque questo è il secondo ordine, speriamo domani che arrivi anche il primo che avevo fatto, così vi faccio vedere. Comunque della serie quando compri un calendario dell'avvento e ti innamori di una linea, eccolo qua. Sono presa della Rituals, un kit di prodotti della linea che sto amando di più, trovate nel calendario dell'avvento, che sarebbe Ritual of Mare, meravigliosa, un profumo fantastico. E in questo kit ci sono 4 best seller della linea, appunto, e c'è lo Shower Foam, che sarebbe una sorta di gel da bagno fatto in spuma, cioè all'inizio è spuma e poi diventa gel, è fantastico. Io adesso sto usando quello blu che ho trovato sempre nel calendario dell'avvento della linea blu, che mi sembra che è Ritual of Karma, deliziosa anche quella. Quindi c'è quello, poi c'è uno shampoo, ho già usato lo shampoo e il balsamo sempre che ho trovato nel calendario dell'avvento e sono meravigliosi, la body cream, e c'è anche un profumo per interni che non vedo l'ora di provare, cioè, meraviglioso. Ma sono bellissime anche le confezioni da regalare, le trovo davvero bellissime, con il bigliettino per poter scrivere il nome della persona. Ma veramente meravigliosi sono i kit di Rituals. Uno me ne farò regalare anche dalla Befana sicuramente, quindi troviamo la scatola che da una parte è dorata e dall'altra riprende i colori della linea, che sono appunto con l'arancia, perché è una profumazione molto fresca che dà energia. Quindi quando andiamo ad aprire la scatolina poi troviamo appunto questi 4 prodotti, e quindi questo, che come vi dicevo è una sorta di spuma che poi diventa in gel e è fantastica per lavare, lascia la pelle morbida, meraviglioso. Quando apri si sente questo profumo che io amo follemente. Poi lo shampoo, la crema per il corpo, sono da 70 ml e questo è 50. E il profumo per interni di casa, ho un parfum da 50 ml. Ne ho approfittato perché in questo periodo, non so se solo in questo periodo, ma comunque da Douglas ci sono le spedizioni gratuite e non c'è limite d'ordine, quindi ho preso questo che stava pure super scontato, mi sembra sui 14 euro, non vorrei dire una baggianata, però stava davvero super scontato, ne ho approfittato, ho preso lui. Che vi ho detto è una linea che sto amando alla follia. E poi per festeggiare Capodanno ho preso 2 paglia di ciglia finte e penso di mettere queste domani perché mi sembrano un po' più naturali, della Catrice. Queste stavano o 3,99 o 4,99 l'una, sembrano carine, anche la qualità non sembra male, vediamo se riesco. No, sono sigillate, quindi non c'ho neanche più le forbicine appresso, va bene, le sentirò poi magari vi faccio sapere. Ho intenzione di fare un video anche sui preferiti dell'anno, i prodotti che ho amato di più, quindi magari vediamo, se mi piacciono ve lo dico.
E adesso speriamo che domani arrivi l'altro pacchetto, così vi mostro le altre cose e metterò il video i primi di dicembre con l'anno nuovo. E niente, a domani spero. Ciao! Allora, finalmente è arrivato l'ordine che avevo fatto di Douglas a fine mese. Ci ha messo un po' oggi, è 4, però lo metto tra gli acquisti di dicembre, perché ovviamente l'ho fatto a dicembre. E poi mi è arrivato un premio che ho vinto con la mia responsabile dell'Yves Rocher, perché ho inserito nell'Yves Rocher mia sorella e quindi ho vinto un premio. E quindi mi ha spedito questo profumo che è buonissimo, Moon Rouge, da 50 ml. Questa era la scatolina, troppo buono, mamma mia. Poi c'è stato un problema, l'aveva spedito anche lei, e intorno al 20. Al 15, era il 22, non mi è stato mai consegnato, era fermo alle poste, quindi sono dovuta andare alle poste a prenderlo. E poi c'era anche un rossetto Rouge Vertige, e questo è il numero 72 Nacre Perli, che è bellissimo, è perlato. Perché non ho accesa la luce? No, vabbè. Davvero molto molto bello. Faccio lo swatch qui. È perlato, è un rosa perlato bellissimo. Quindi questo è il rossetto, grazie Dani. E poi mi è arrivato, come vi dicevo, l'ordine di Douglas, e ho preso della linea di Ordinari, appunto come vi dicevo, però nel video che vedrete a gennaio, perché ho acquistato una cosa sempre per il viso nei primi del mese da Lidl. E sto facendo dei trattamenti appunto per la pelle. Oggi sto senza trucco perché dovevo appunto andare alla posta a fare dei giri per l'esenzione, eccetera eccetera, e quindi non mi sono truccata perché era tardi, e sto facendo questi trattamenti appunto per la pelle. E quindi ho preso della linea De Ordinari questo, che sarebbe il tonico con acido glicolico. Vediamo se c'è qualcosa scritto in italiano, ma non penso. No, non c'è scritto. Comunque io amo il tonico, per me è indispensabile, che ho la pelle grassa, e questo appunto è indicato appunto per il trattamento di pelle grasse. È un bel formato perché è 240 ml, dentro c'è il fogliettino, e è appunto soluzione tonificante con acido glicolico al 7%, che ha un pH 3.6, e c'è anche il beccuccio per l'applicazione. Vediamo che dice nel fogliettino, si spiega un pochino. Magari qualcuno è interessato. Allora, portoghese, italiano, eccolo qua. Allora, usare non più di una volta al giorno, preferibilmente la sera, dopo aver deterso la pelle, versare il prodotto su un dischetto di cotone e passarlo su tutto il viso e sul collo. Non usare su pelli sensibili, screpolate o danneggiate. Evitare il contorno occhi e il contatto con gli occhi. Non risciacquare e proseguire la routine con gli altri prodotti per la cura della pelle, della pelle secondo necessità. Allora, la frequenza e la durata del contatto del prodotto con la pelle devono essere limitate. Vabbè, dice che dentro ha un alfa idrossiacido che può aumentare la sensibilità della pelle al sole, in particolare la possibilità di scottature solari, perché avendo appunto l'acido glicolico è consigliato infatti la sera, non quando siamo esposti al sole. Comunque questo è uno. E poi ho preso un kit sempre di The Ordinary, ho dovuto aprirlo tutto per farlo vedere. Eccolo qua il kit. All'interno c'è la maschera per il viso, sempre questi sono con acido sono lo stesso? No, questo è glicolico e questo è acido salicico. Vabbè, comunque dentro c'è il detergente che va a struccare e detergere la pelle, e questo va utilizzato come prima fase appunto per la routine. Poi c'è la maschera viso, si va applicata due volte alla settimana, preferibilmente sulla sera, su pelle accuratamente pulita e asciutta.
non usare su pelle bagnata, applicare in maniera uniforme sul viso con le punte delle dita, non usare su pelli sensibili screpolate o danneggiate, evitare il contorno occhi, il contatto con gli occhi, lasciare in posa al massimo 10 minuti e risciacquare abbondantemente. Anche questo, come il tonico, va utilizzato non quando dobbiamo fare esposizione alla sole, quindi non il giorno quando siamo esposti al sole, ma la sera. Poi c'è il siero, il che va applicato mattina e sera, e poi c'è la crema, però non capisco perché non ci sta una parte dove spiegano i prodotti. A cosa si usano, insomma, perché io l'avevo letto nel sito. E comunque sono indicati questi prodotti per chi ha la pelle grassa, e quindi come me. E quindi, come vi dicevo, troviamo la maschera per il viso, che è un formato da 50 ml, eccola qua. Il cleanser, sempre da 50 ml, questo è il siero che va applicato mattina e sera, e poi c'è la crema, e questa è un 30 ml, e la crema devo capire se va applicata solo la sera o mattina e sera. Vediamo un po'. Crema viso, dice semplicemente applicare secondo necessità, quindi immagino che si può utilizzare sia la sera che la mattina, cioè sia la mattina che prima di andare a letto. Quindi qua dice che comunque il cleanser è la prima fase per questa routine, poi c'è la maschera, usare come maschera viso a seconda delle necessità. Il siero che va usato dopo il detergente e dopo il tonico, ovviamente io ho preso anche il tonico, anche se questo va applicato solo la sera, e la crema che va applicata mattina e sera. Comunque li proverò, vediamo come mi trovo, soprattutto se ci sono miglioramenti. E il set stava super scontato, non mi ricordo il prezzo, vediamo se qui ho. No, non c'è scritto il prezzo, c'è soltanto le cose che ho preso. Comunque mi sembra stava intorno ai 18 euro, 20, una cosa del genere, e 10 euro invece il tonico, che è però un bel formato. E poi ho preso anche il mascara nuovo di Catrice, che è il Glam Doll False Lashes, che è quello ispirato a Belle, la principessa Belle della Disney, che poi sarebbe la mia principessa preferita. Proverò questi giorni, poi vediamo se vi fa piacere. Magari se riesco farò anche ogni tanto qualche video Get Ready With Me, così proveremo insieme tutti i vari prodottini che ho trovato nei vari calendari dell'avvento e nelle box di Natale che ho comprato in questo periodo, così li mettiamo alla prova. Quindi questi erano gli acquisti per quanto riguarda il mese e i regali di Natale per quanto riguarda il mese di dicembre. Io mando un bacio e ci vediamo con l'haul di gennaio, che ci saranno anche i saldi, quindi un sacco di cosine interessanti. Vi aspetto. Ciao! Buon anno a tutti!